Ciao ragazzi, bentornati da Eurokai. Oggi riprendiamo la nostra avventura con Franco. E nello scorso episodio ho fatto un errore, mi scuso con voi. E ero convinto di registrare, invece non stavo registrando e sono andato un pilino avanti nella storia. Vi spiego. Allora, intanto mettiamo Franco a dormire. Sono andato a trovare Roy a casa sua, che ci ha presentato sua sorella Adriana, e abbiamo chiesto a Roy di poterci allenare con lui, ma lui ci ha detto che prima dobbiamo riparare la sua auto. E fermiamoci intanto. Allora, abbiamo un incontro. Io vi mostro quello che è successo, ovvero ci è spuntata la casa di Roy. Tanto suo invito, siamo andati da lui, ci ha presentato Adriana, sua sorella, la quale ha una cotta per noi e il nostro buon caro vecchio Franco ricambia, e ci siamo proposti di aiutare Roy a riparare la sua auto, e così in modo da poterci allenare successivamente con lui. Quindi io dovrei allenarmi, è un autobus. Ci alleniamo e poi ci prepariamo per il torneo. Questa parte, ragazzi, la velocizzo, non vorrei che vi annoiate. Cioè, già abbiamo fame. Rico dovrebbe essere vuoto? Sì, è vuoto. Allora andiamo da Casey, abbiamo delle pizze. Intanto qua ci sono quelli di Pulp Fiction, c'è Vincent Vega, l'amico suo. Ordiniamo una pizza, ce ne mancano un paio. Torniamo a casa, ci alleniamo, portiamo a due la forza e la resistenza e combattiamo. Combattiamo, ragazzi. Allora, siamo sempre contro Bill Spark. Vediamo se riusciamo a sconfiggerlo. Dai, Franco. Bene, bene. Bene, come risponde. Schiva, noi pure. Lui continua a schivarlo. Lo prendiamo, però. Anche lui ci dà un gancio, due. Schiva, schiva. Ok, portiamo avanti. È un match serratissimo. Franco incassa ma colpisce allo stesso momento. Lui è corto di energia, quindi potremmo avere qualche chance, anche perché lui è in vantaggio a livello di HP. Sì, esatto, abbiamo mandato a terra, attenzione, attenzione Franco. Comanda KO. Vediamo se di nuovo lo portiamo a terra. Anche noi stiamo finendo l'energia, ok, di nuovo a terra e abbiamo vinto. Grande Franco. Franco il guerriero, allora ci dà punti abilità, ci iscriviamo intanto fra due giorni. Ci siamo sbloccati la via della tigre, con 9 per poco non arriviamo a fare nulla purtroppo. Calcio di karate, calcio alto di karate, questo è meglio direi, no? Vabbè, io direi di andare a prenderci pizza. Casey, pizza. Vediamo, ordiniamo una pizza, ce la prendiamo due e direi di andare a lavorare a piedi. Dobbiamo farci dei soldi, raga, almeno un centinaio di dollarozzi. Dai Franco, martella, martella. Così ci aumenta anche un po' la forza. Poi abbiamo fame, però. Ok, fermati. Andiamo a rifocillare. Abbiamo 2-3 pizze. Un'altra, andiamo a casa, dormiamo. Autobus,
proviamo e ci alleniamo un po' per l'incontro di domani. Abbiamo fame, però noi credi di andare a combattere. 101, 125, lui è Dragon Ray. È la prima volta che sfidiamo questo sfidante. Sadisti che stiamo messi peggio, devo dire. Siamo molto più duro. Va bene, dai, combattiamo. Vediamo se Franco riesce a... Franco, i primi colpi li metto tutti a segno. E lui però con due colpi ci recupera tutto quello che abbiamo dato noi. Però il match è serrato, lui è a corto già di energia rispetto a noi. Magari Franco ce la fa, magari Franco riesce nell'intento. L'importante è non farsi colpire, non farsi colpire. Esatto, Franco, dai, vai. Destro, sinistro, calcio. Allora, siamo in netto vantaggio. Questa ce la portiamo a casa. Vai Franco, ce la portiamo a casa. E magari ci danno anche qualche soldino. Ok, l'abbiamo mandata a terra la prima volta. Di nuovo. Abbiamo vinto. Grande Franco. Franco idolo. Ok, abbiamo preso 20 dollari per questa vittoria e 6 punti di abilità. Quindi ne abbiamo 15. Davvero tanti. Però abbiamo ottenuto la quinta posizione nella Lega. Continua così. Veramente? Non mi ero accorto. E diventa il campione della Lega. Prossimo obiettivo. Tanto qua ci potremmo potenziare altra roba. Questo è importante. Aumenta la probabilità di schivare. Ma aumenta anche leggermente il punto di energia. Però questa non mi dispiace. Per me lotto. E poi in quella della tigre poi ci potremo altre cose. Ok. Ci iscriviamo alla Lega. Siamo in quinta posizione. C'è Roy nella Lega. Wow, non me ne ero accorto. Ok, intanto siamo quinti. Siamo affamati, quindi andrei in pizzeria a piedi. Abbiamo tre pizze. Pizza 1, 2, 3. Ok, 4. E me ne andrei a lavorare a piedi. Che abbiamo bisogno di soldi mentre abbiamo tutto affollato. Dai, martella, martella, Franco. Scavalo questo buco nel terreno. Vai. Perfetto. Ok. Facciamoci tanti, tanti soldi. Andiamo qui a piedi. Abbiamo una pizza sola. Perfetto, ce ne andiamo a casa, ci riposiamo. Riposiamo. E poi ci alleniamo. Oppure ce ne andiamo al bar, ragazzi, che dite? Io andrei al baretto a farmi qualche sciopino. Ok, basta, ce ne andiamo. Al bar, ci costa 2 dollari, 2 ore a piedi, dai. Ok, qua c'è Tyler. Mettimi alla prova. Ok. Non capisco che senso ha comunque fare questi combattimenti clandestini, ma vabbè. Klaus. Sa, rigenera dell'energia più 12,5, questo ci devasta. Vabbè, possiamo mettere un'altra abilità. Io direi questo. Però la regia ci dovrebbe calare a palla. Ha tanta tanta vita. Ok, dai, distruggiamo questo Klaus. Vai Franco, so che ce la puoi fare. Vai. Finora lui non ci ha tolto niente. Abbiamo schivato tutto. Ok, il primo colpo è andato a segno da Klaus. Noi continuiamo imperterriti a colpirlo. Attenzione. Ok. Abbiamo 47 di energia però. Io toglierei questa. Infatti, c'è. Allora, dobbiamo mettere per forza. Vabbè. Così finiamo l'energia però, mannaggia. Da quando stavamo
recuperando su un avversario così forte. 21, anche lui però alla fine, attenzione, attenzione, attenzione. Questo è un bene che la finisce anche lui l'energia. Ok. Vai, però ci butta a tappeto, mannaggia. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, ragazzi. E questo ci dà solo punti abilità però alla fine. Eh sì, infatti. Poi cosa c'è? C'è niente. Ah, un hamburger. Dalla spazzatura, va bene. Ok. Abbiamo 9. Potremmo lottare ancora? Riposarti un po' prima del prossimo combattimento. Ok, allora. Io me ne andrei in pizzeria. A piedi. Mangerei 2 fette di pizza. Perfetto. Me ne andrei a casa. A piedi. E mi andrei ad allenare. Ah, sì, perfetto, perfetto, ok. Facciamo il combattimento. Siamo contro a Lenny Moskowitz. Non è male lui, però... Dai. Da questo, aumenta la probabilità di colpire tutti gli attacchi da box. Gli effetti negativi, non è stato neanche... Ah, questo è super skillato. Vabbè, vediamo che facciamo. Dai, Frank, menalo. Ce la possiamo fare. È alla nostra portata, Franco. Mi raccomando. Sembra un duro, ma anche noi non scherziamo. Ok, allora siamo in leggerissimo vantaggio. Però abbiamo meno energia di lui e la stiamo andando a perdere. Dai, Franco, per favore. Non stancarti troppo. Non ci manda a tappeto. Infatti. Ok. La lotta è serrata. Franco è stanco, è molto stanco. È stanchissimo. Mannaggia, così non va bene. Abbiamo solo colpi che ci fanno perdere energia. Dannazione, abbiamo perso. Allora dobbiamo fare qualcosa qui. Dobbiamo fare qualcosa. Fa questa. Aumenta il consumo di energia. No, già stiamo messi male. Questo. Tutti gli effetti positivi durano tempo, anche tutti gli effetti negativi dell'avversario durano. Che vuol dire? Quali sono gli effetti positivi? Andiamo nella via della tigre. E lo scambierei al posto di altri che abbiamo. Ci iscriviamo alla Lega tra 3 giorni sempre e me ne andrei a mangiare una pizza. 2 3 una pizza. 1 2 3. Potremmo andare al lavoro, perché senza soldi qua non si va avanti. Dai, Franco. Ok, continuiamo. 50 dollari rossi ce li siamo fatti. Continuiamo. Questo e mi fermo, perfetto. Fermo. Ritorniamo qua, mangiamo. Direi 2 pizze. 2. Andiamo a casa. No. Casa, dormiamo, ci alleniamo e ci prepariamo al prossimo. Tempo. Ok, andiamo a mangiare adesso. Pizzeria. Piedi. Prendiamo 1, 2, 3.
Io andrei al lavoro. Io al lavoro. Piedi. Però il lavoro ci stanca. E ci facciamo 50 dollarozzi e ce ne andiamo a casa. Casa. Ok, allora io direi qua di allenarmi un altro po', giusto per livellare tutte e tre le abilità, e ci riposiamo e combattiamo. Ok, bene, 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 bene. Combattiamo, raga. Abbiamo contro Roy, raga. Combattiamo contro il nostro amico Roy. Allora, questo che cos'era? Calcio di karate. Speriamo, speriamo bene. Ah, quello che ci frega a noi è l'energia adesso. Anche, oh, Roy cala forte l'energia, più di noi. Bene. Ok, sconfiggiamo il nostro amico Roy per scalare la vetta della Lega Principiante. Lo mandiamo già a tappeto al primo round. E a quanto pare oggi andrà bene. Ehi, con un colpo ci ha tolto metà degli HP quasi. Roy è tosto, non è da sottovalutare. Ehi, ci ha distrutto, no? Mi sono bastati tre colpi, raga. La miseria. Hai capito, Roy? È fortissimo, ecco perché vogliamo allenarci con lui. Andiamo al lavoro. Facciamoci 50 dollarozzi e poi io mi andrei a prendere un paio di pizze e a casa. Fermo. Da lui. No, raga, un teppista maledetto che ci vuole rubare i soldi. Provo a prendere. Speriamo di darglielo, raga. No, non vorrei buttare. Oddio, non è fortissimo. Possiamo farcela. Vediamo. Dai Franco, mi raccomando, non farti togliere i soldi che siamo guadagnati con tanta fatica. Mi pare che ce la facciamo. Anzi, addio. Piuttosto veramente. Ci sta massacrando, raga. No, non voglio farmi rubare i soldi. Dai Franco, per favore. Ok. Ha il doppio dei nostri HP. Proviamo. Però di farcela. Stiamo bassi anche con l'energia. E lui. Mandiamolo a terra. Mandalo a terra. No. Mannaggia. Mi sa che ci disintegra. Mannaggia, però dai. 10, 22, lui è 23. Potremmo farcela, però. Dai, Franco, se ce la fai, sei un grande. Stai rimontando, dai, non farti colpire nemmeno una volta. Bravo, bravo. Schiva. Schiva pure. L'abbiamo preso, dai, due colpi. Due colpi esatti. Mandalo a terra che è senza energia. Pure tu, però. No, l'abbiamo perso, raga. Mannaggia. Mannaggia. Ho preso metà dei tuoi soldi. Disgraziato. Questo perché andiamo in giro con troppi soldi in saccoccia. E vabbè, raga. Che cosa possiamo farci? Siamo casuccia. Vedi? Andiamo. Facciamo un incontro con Tyler. Ok. Ci propina. Il Spark. L'abbiamo già battuto nella Lego. Il Spark. Dovremmo avere problemi. Non interessa farci punti abilità. Dobbiamo comprarci qualcosa per migliorare il nostro recupero di energia. Ok. Distruggiamo questo Bill Spark. E però ce le sta dando. Dai, Franco. La puoi fare. Abbiamo bisogno di punti. Diventare più forti. Dai Franco, così, dai. Vai,
Fagliela vedere a questo pelatone. Ok, ha corto di energia. È fatta, dai, è fatta. Abbiamo l'incontro in pugno. Dai Franco, dai, ultimi colpi. Bene, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Grande Franco, fiero di te. Perfetto. E ci dà 4 punti di energia, ci dà. Ah. E non ne possiamo fare un altro, vero? Non ne possiamo fare uno al giorno. Andiamo qua. Poi me ne andrei a lavorare invece. Abbiamo bisogno di soldi. Arriviamo a 50 dollari. Andare a piedi con i soldi in tasca è rischioso. L'abbiamo fatta perché. Ok, fermo. Andiamo a prenderci le pizze. Tre vanno bene. Pizza. Tre. Abbiamo l'incontro oggi. Vabbè, dai, ce lo facciamo. Songmo, il più scarso della Lega, dai. Vai Frank, ci servirà per prendere punti abilità. Frank, mi raccomando, non è che puoi perdere anche contro di lui. Vai, bravo, bravo, bravo. Vai. Lui è il più scarsone, il cattivo. Il cattivo più inutile di Van Damme messo qui a prenderlo. Al film era un pazzo questo qua. Ok, abbiamo vinto, bravo Franco. Quanto ci ha dato? 3 punti. Vabbè. Scriviamo come sempre. Ce ne andiamo a casa. O ce ne andiamo a casa o ce ne andiamo da Roy. Da Roy, proviamo. Vediamo che ci dice Adriana. Però mi ha detto che ti piacciono i fiori. Hai sbagliato. Dove i fiori ti piacciono? È un tipo tenace, eh? Shh. I fiori che mi interessano tanto li sto raccogliendo nel mio erbaio. Qua ce ne, qua ne vedo uno, sì, ho capito. Io non capisco. Roy, capire le donne non è semplice. Mi piacerebbe aiutarti, davvero? Fantastico. Non conosco bene la città, quindi sarebbe bello se cercassi dei fiori nei luoghi che visiti. Nessun problema, cercherò in tutta la città. Ok, qua ce n'è uno intanto. Te lo portiamo. E sembra che ho trovato un fiore. Allora, gliene servono altri 5 a questa disgraziata. Va bene. Andare a raccogliere fiori. Wow. Lo so, Roy. Quindi che fa? Andiamo a cercare i fiori? Saranno a casa nostra? No, aspetta, dove potremmo trovare dei fiori? Facciamoci un giretto. Andiamo qua. Piedi. Ok, qua ce n'è uno. Aspetta. Non c'è niente, forse la prossima volta sarò. Ah, il fiore, ecco. Mi servono altri 4. Possiamo fare un incontro qui? Ah no, possiamo, dobbiamo lasciare passare altri. Allora, andiamo qui. Piedi. Pazienza che passa il tempo, però. Ok, qua non sembrano esserci fiori. C'è Mastro Lindo Sgrassatore. Ci vende le cose, ma va bene. Andiamo da Apu. Ce li giriamo tutti, raga. Ok, qua fiori non ce n'è. Apu è contento, fa simpatico. Andiamo in palestra. Ma non ci sono fiori. Dove li prendo questi fiori? In caffetteria? Raga, dove li devo prendere? Ah, qua ce n'è uno. Altri 3. Casa nostra? Ah, ce n'abbiamo uno, esatto. Ancora 2. E dove te li trovo, cara mia? Io mi andrei ad allenare. Veramente. Tra un po' finisce il giorno e poi per il prossimo combattimento che è tra 3 giorni, vabbè no, 3 giorni. Ok raga, io mi fermerei qui e proseguirei nel prossimo episodio. Grazie per aver visto questa puntata, lasciate un like al video, condividete e
Iscrivetevi al canale, grazie e a presto. Ciao ciao!